palla per Vardy. Vardy in fondo mette dentro Kanté, buon sinistro, lo finta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski. Zielinski 3-3, pazzesco, all'83esimo. Sterza, poi il suggerimento per Afomba, l'ingresso in area, Ruà con il sinistro, imbucata perfetta questa, abbiamo seguito bene noi, ma imbucata perfetta. E il 25 porta avanti il Nimesa al 23esimo, 1-0. Molto campo per Gelson, che può accendere il motorino, arriva in mezzo il capitano, Gelson fino in fondo, poi dentro per Ben Yedder che manca l'appuntamento col gol dell'1-1 a porta vuota. Prende posizione anche Folland, si difese, si mette in proprio, prende il fondo, poi al centro Gelson sul difensore, c'è Folland, Rainé, non è vero, perché non entra? Sterza bene il 7, Folland taglia, palla perfetta per Folland, sinistro Rainé, no, c'è qualcosa che non funziona, finisce 1-0 per il Nimes. La prendiamo per partita sfortunata questa, dai. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui in questo nuovo episodio della carriera, il numero 8 per l'esattezza, il primo del 2021, perché oggi insomma apriamo il calciomercato ufficiale di questa carriera, visto che come ben sapete in estate per questioni di realismo è stata una scelta, non abbiamo fatto mercato, ci sono stati i pro e i contro, nel senso che poi la rosa effettivamente si è dimostrata un po' all'altezza per certi versi, soprattutto per il pacchetto offensivo, un po' meno per il pacchetto difensivo, e quindi cambi di modulo e molto altro. Tirando un po' le somme, è stata una prima parte di stagione positiva, perché se poi guardiamo la classifica a fine girone d'andata siamo a 5 punti dal nostro obiettivo stagionale, vale a dire la Champions League, perché con il terzo posto ci qualifichiamo per il preliminare. Ma ci sono dei ma. Il primo è appunto la rosa corta, il secondo è il pacchetto difensivo, però le due cose si possono anche collegare. Allora, il mio obiettivo qual è in questo mercato di gennaio, assieme a voi, perché ho letto tanti vostri commenti, adesso andiamo a fare un pochino tutto. Passare al 4-2-3-1, che è il modulo col quale gioco meglio e con il quale secondo me il Monaco alla lunga potrà anche regalarci delle soddisfazioni e farci divertire. Però attualmente non abbiamo i giocatori per il 4-2-3-1, o meglio non ne abbiamo abbastanza, quindi proveremo ad arrivarci insieme con il calciomercato. Prima di partire vi ricordo sempre di supportare la serie con un bel like, un commento e un consiglio qui sotto nei commenti, anche semplicemente sul calciomercato. Poi iscrivetevi al canale, mi raccomando, per seguire anche gli altri video, gli altri format, gli altri contenuti. Attivate la campanellina se volete, poi avete anche la possibilità di godervi la carriera in modo esclusivo e quindi partite integrali. Per farlo c'è un abbonamento. Vi ricordo inoltre, ultima cosa ma non meno importante, che in descrizione vi lascio il mio sito di maglie, prezzi bassissimi, coupon FEDE, senza hashtag, ho sbagliato io, FEDE minuscolo, per un ulteriore sconto del 15%, pazzesco ed emozionante se posso. Andiamo su Hub Mercato, perché dei giocatori li ho aggiunti, alcuni consigliati da voi, altri trovati da me. Per esempio, lo vedete, Salemakers, che è del Milan, ex Anderlecht, lo conosco bene perché l'ho commentato l'anno scorso all'Anderlecht, appunto, a Sport Italia, ma un altro che conosco bene, me l'avete consigliato voi, ed è Christopher Ayer del Celtic, difensore centrale. Sarebbe un acquisto realistico e secondo me anche possibile in prospettiva, poi a 22 anni non ci costerebbe tantissimo. Forse sarebbe realistico anche Godin. Non so se possiamo prenderlo, attenzione, perché è arrivato 6 mesi fa al Cagliari, quindi adesso non so come funziona e se il Cagliari ha soli 6 mesi di distanza può cederlo, però noi ci proviamo, perché anche lì voi mi avete detto sarebbe realistico, è un giocatore comunque a fine carriera, perché no, al Monaco lo ha fatto Fabregas per esempio qualche anno fa, ma comunque parliamo del Monaco, insomma, non è, parliamo del Torpignattara, con tutto il rispetto. E poi vedete gli altri, Reguilón è il più complicato, forse il più fuori budget anche, vedete, no, non vedete il costo, ma adesso sì, tra l'altro ha una clausola di 121 milioni di euro, quindi capite che non è semplicissimo. Ci sono poi Camara e Mount. Mount sarebbe il trequartista nel nostro 4-2-3-1, ma ce ne abbiamo anche in squadra dei giocatori interessanti. Salemakers si può adattare pur essendo prevalentemente un esterno. Poi c'è Camara per il centrocampo, un centrocampo che comunque, ricordiamo, vede ancora l'assenza di Tchouaméni,
che dall'inizio si è fatto male nel precampionato e tornerà tra un mesetto barra due, quindi nella seconda parte di stagione potrà darci una mano. Camara comunque per depotenziare anche una rivale come il Marsiglia, che in questo momento è 5 punti sopra noi, ricordiamo. Non è in forma in questo momento Camara, l'avevo visto quando sono andato a prenderlo. Questo potrebbe anche portare il Marsiglia ad accettare di cederlo. Vediamo un po' se riusciamo a prendere qualcuno. Non dobbiamo prenderli tutti. Io per esempio ho Ayer o Godin, anche perché siamo a gennaio, magari l'altro lo prendiamo in estate. Obiettivo mio, 3 acquisti. E quindi Saelemaekers, un centrocampista, adesso vediamo se dare priorità a Camara o a Mount, ma penso più al secondo, e un centrale di difesa tra Ayer e Godin. Ora, la difficoltà di questa trattativa con il buon Lennon del Celtic sarà soprattutto andare a capire il prezzo. Perché, intanto mi sono fatto un pochino troppo anoressico, fatemi sapere se mi somiglia, però comunque sia, io farei un'offerta per il cartellino. Ora, bisogna anche capire però di quanto, perché appunto noi non sappiamo nulla, quindi io andrei su 5 milioni, però rischiamo di farci chiudere la porta in faccia. 7 milioni, vediamo un po', magari è comunque bassa. Ah ok, allora. Vorrebbero Maripan. E non è male. Quindi diciamo Maripan più 1,5 milioni. Secondo me ci conviene, ragazzi. Maripan sta facendo bene, è vero? Benino, dai, bene no. Ha giocato poco, nella difesa 3 adattato, ma chiaramente non è il nostro titolare. L'idea non è andare su Maripan. Quindi io direi sì. Io accetterei. Fatemi sapere se siete d'accordo, ma io francamente ho la sensazione che l'affare l'abbiamo fatto noi, anche se poi è una cosa che ci hanno tra virgolette chiesto loro, quindi tendenzialmente dovrebbe più convenire a loro, no? Però vediamo, dai. L'anno scorso con la Roma acquistammo Verskaren, non so se ricordate la carriera che vi ho raccontato, un altro ex Anderlecht, in realtà lui è ancora all'Anderlecht, un altro giocatore più che altro che ho conosciuto a Sport Italia. La cosa bella è che ci danno loro queste indicazioni, perché io non saprei, appunto, non conoscendo il suo ruolo al Celtic, anche se lo ricordo titolare, ruolo importante, comunque va bene, è quello che gli avrei dato. Non interessa la clausola rescissoria nemmeno a noi, accettiamo, andiamo avanti. Ora soldi, non ho idea di quanto prenda lui al Celtic, quindi offriamo 50.000 a settimana e un bonus di 200.000 per portarlo qui. Vediamo un po', forse è tanto. Loro accettano, io ho paura che sia tanto, però comunque dai, un investimento in prospettiva. È chiaro che poi se ci chiede di rinnovare non gli rinnoviamo il contratto almeno per 3 stagioni. Questo mi sembra ovvio. Fatemi sapere secondo voi come l'abbiamo gestita qui sotto nei commenti. Adesso, visto che abbiamo preso il centrale, Godin io lo terrei d'occhio fino a giugno. Poi decidiamo, vediamo come siamo messi a fine stagione e capiamo un attimo se investire per un esperto come lui o per un altro esperto, anche perché no. Ora, avendo preso il buon Ayer, io andrei su Saelemaekers. Qui so già che c'è una clausola per pagarlo, che è di 10 milioni. Intanto ad acquistare, vediamo se... Ok, sì, perfetto, paghiamo la clausola. 10 milioni si può fare per Saelemaekers. Vai, andiamolo a prendere il nostro Alexis. Che tra l'altro, non so come sia venuto in mente al Milan mettere una clausola di 10 milioni per Saelemaekers, che comunque sì, almeno su FIFA è così. Non credo francamente nella realtà, ma sarebbe sciocco. Allora, per il ruolo voglio una promessa. Bene, così non ci non abbiamo pressioni di qualsiasi tipo a mettere giocatore importante e poi non rispettare il contratto. Meglio così. 5 anni di contratto. È bello che lui sia già innamorato del Principato e voglia stare qui per anni. Fantastico. Neanche a lui interessa la clausola, tanto meno a noi. Andiamo avanti. E tra l'altro ci danno già qualche indizio. Allora, 23 bonus ingaggio, 200.000. Secondo me non è altissima. Però, se io do 200.000 all'altro ragazzo, non posso sicuramente dare 200.000 a te, quindi direi che do 100.000 a te, ti alzo questa qui a 25. Vediamo un po'. È disposto ad accettare, voleva qualcosina in più, ma devi pensare a giocare a calcio, non a venire ad arricchirti
alla corte di Federico Marconi. Però, signori, secondo me abbiamo già fatto due acquisti interessanti. Giovani, giovani tra l'altro. Restando sui giovani, eccolo qui in ordine cronologico. Mason Mount del Chelsea sta facendo benissimo quest'anno. Può giocare, lo vedete ovunque. Quindi possiamo realmente pensare di vendere lui e non Camara. Anche se è molto più completo. Camara può sì fare il difensore centrale, ma io non impazzisco per queste caratteristiche qui. È sicuramente un giocatore interessante, ma abbiamo optato per Mount. Vediamo un po', anche se qui ci viene detto, non abbiamo abbastanza informazioni. Sapete che vi dico allora? Io lo faccio seguire, così evitiamo di offrire soldi non adatti. Lo faccio un attimo seguire. Voi nel frattempo, qualora non riuscissimo a concludere la trattativa in questo episodio, scrivetemi subito qui sotto nei commenti quanto offrireste per Mount, come gestireste la trattativa e ovviamente se andreste su lui e non su Camara. Momentaneamente, in attesa dell'arrivo del trequartista, che abbiamo detto potrebbe essere Mount, ma ora vediamo, si passa a questa formazione qui. Questa sarebbe la nostra rosa, quindi 4-2-3-1 con Ayer subito dentro al posto di Badiashile. Disasi, vediamo un po' cosa fa in questo episodio, nel caso proviamo un investimento anche su un altro centrale. Saelemaekers parte dalla panchina? Sì, giusto così, perché se c'era un problema nella prima parte di stagione era non avere ricambi o comunque più che ricambi, giocatori che ti entrano a partita in corso e possono cambiarti la partita. Io credo che Saelemaekers sia meglio utilizzarlo così, almeno in partenza, poi vediamo se si meriterà il posto da titolare con Golovin che farebbe il trequartista. Attenzione però prima di andare in campo, perché tra le tante offerte che ci stanno arrivando e che sto rifiutando perché non amo stravolgere la rosa a gennaio, c'è questa offerta qui del Bologna per Badiashile. Ora, io ci penso, perché intanto ci offrono più e potrebbero offrirci ancora di più di quanto costi Badiashile, soprattutto per il suo valore. Ci penso, ma poi rifletto e dico, questo ragazzo ha 19 anni, se lo cediamo succede un casino, nel senso dobbiamo per forza prendere un altro centrale e non è detto che andare a prendere un altro centrale che non debba fare il titolare in questo momento ci possa far guadagnare, no, rispetto a Badiashile. Quindi ci penso ma dico di no. Non so se siete d'accordo, perché effettivamente ha fatto malino nella seconda metà della prima parte di stagione, benissimo nella prima, sempre 19 anni ha, deve crescere, non lo so, io rifiuto, perché sarebbe secondo me un sarebbe l'Inter con Zaniolo, per farvi capire. Adesso magari il paragone è forzato, però la penso così, cioè cedere in questo momento Badiashile non è il massimo. Abbiamo la fortuna di avere un giovane comunque promettente in casa, poi intanto l'Atletico ha comprato Milik, va benissimo, e abbiamo la fortuna, dicevo, di avere un giovane promettente in casa che non ha reso totalmente, mentre Martins lo vedete premiato come giocatore del mese di dicembre, però è promettente e allora teniamolo almeno per questi sei mesi, vediamo un po' se si riscatta nella seconda parte di stagione. Non giocherà contro il Bordeaux perché giocheranno come detto Ayer e Disasi nel 4-2-3-1 con l'obiettivo 3 punti. È stato una 2020 agrodolce ma da record, soprattutto per Wissam Ben Yedder, il nostro capitano che oggi vuole ricominciare a correre come ha concluso l'anno solare precedente. Lo vuole fare nel giorno del giro di boa della 20ª giornata, lui che ha segnato 22 gol, lo vuole fare in casa del Bordeaux per portarsi sulle spalle il suo Monaco, il nuovo Monaco 2.0 di Federico Marconi, con il 4-2-3-1, con due acquisti già portati a termine, con tanta voglia di centrare quel terzo posto in classifica che significherebbe preliminari della prossima Champions League. Ovviamente l'obiettivo minimo è il terzo posto, perché se si potesse arrivare al secondo ed evitare il preliminare, tanto meglio. È altissimo Ayer, comunque. 2 metri tutti, più alto di Le Comte. La tocca a Bryan, è cominciato il nostro 2021. Capiamo se il campo ci permetterà di fare il nostro gioco palla a terra come al solito. Cercato subito per Yedder che vuole rientrare, farla girare e vola Costil, primo squillo del capitano. La richiesta da parte della Bologna di Badiashile, palla verticale, Ben Yedder, fortissimo, ma Costil risponde. Ricomincia da Quateng. Arriva adesso il cross, Adli la lascia lì per Basic, Le Comte. Questo è un grande intervento, non semplice da parte di Le Comte.
Primo squillo del Bordeaux che si iscrive alla partita, minuto 30 e adesso contropiede da parte delle Monaco per forza con Ben Yedder. Accende il doppio passo, sta partendo Golovin, il tocco è per l'inserimento del russo, c'è anche Gelson, di nuovo Ben Yedder da servire, servito, prende il tempo e calcia con Costil che si distende. All'indietro ancora in zona Benito, poi c'è Ottavio, prova a disturbare Fofana. Insiste il Bordeaux con il numero 5 in area, sterza, va rimorchio da Dli che vorrebbe liberare il destro, Florentino gliela porta via. Poi non riusciamo a ripartire. Basic, dentro per Bryant che porta avanti il Bordeaux. Nonostante l'avesse seguito il difensore nella diagonale, nonostante la conclusione fosse sul palo di Lecomte, va comunque avanti il Bordeaux, peccato perché non riuscivamo più a ripartire. Sono stati bravi loro a metterci sotto pressione. Bryant vuole sterzare, tornare ancora da Dli. Nuovamente Bryant cerca il tocco dentro, Ayer ci ha messo il piede. Intervento fondamentale dell'ex Celtic. Fabregas, Fofana, può partire a sinistra Onyekuru, arriva adesso il tocco. Ben Yedder va dentro, vuole triangolare con Onyekuru, si chiude ottimamente il triangolo, in mezzo c'è Jenson, ottimo pallone! E che azione del Monaco! 1-1, da un esterno all'altro, il gol di Jenson, il pareggio con il numero 11. Ed è un gol pesantissimo, pesantissimo. Era importante rimetterla in piedi, qui ottima triangolazione tra Onyekuru e Ben Yedder, ottimo il cross, arriva come un treno e mette dentro. Gelson Martins, esulto così tanto anche perché il nostro primo gol senza modalità competitiva. Sapete quanto sia più difficile, visto che nell'ultima sfida abbiamo perso dominando. Undicesimo gol dell'11 ed è il gol dell'1-1. Bello così. Per Gelson, c'è Ben Yedder che sta partendo, Gelson se ne è accorto e lo vuole far pedalare. In mezzo non c'è nessuno per il momento. Ben Yedder sterza, efficace il tocco a rientrare, poi il cross messo fuori. Attenzione che qui siamo scoperti, corrono e deve fare un intervento forse da rosso qui di Zazie. Vediamo il cartellino. Vediamo il cartellino. Giallo. Grazie. Grazie, intervento che dovevamo fare a tutti i costi. Basic, sempre Ottavio, trova il corridoio, Baio Touré, gliela porta via e si può anche andare in contropiede. La porta Baio Touré. Poi Diop, vicino per Fofana, a destra è solo Gelson. Attacchiamo con criterio però, con calma anche, per tenerli lontani dalla nostra porta. Gelson sterza meravigliosamente, apre perché sale Aguilar che può puntare al rigore. In mezzo c'è Ben Yedder, Aguilar la porta, crossa per Ben Yedder, c'è Mima e calcio di rigore! E calcio di rigore! Al 92esimo l'intervento in ritardo su Aguilar. Rigore per il Monaco. Rivediamo. Rigore netto, aveva crossato, ma lì il vantaggio poi non si concretizza perché Kocemi anticipa Ben Yedder, che adesso ha una ghiottissima chance al 92esimo. Ha parato Costil. Parte Martins, verso Touré anticipato, stavo sognando. Finisce 1-1. Tra Bordeaux e Monaco. Finisce soltanto 1-1. A rigore sbagliato da Ben Yedder e questa è una notizia. Peccato, 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 peccato. Però ci può stare, nel calcio succede anche questo e ora chiaramente fa male, sarebbe stata una rimonta clamorosa, una vittoria pesante tra l'altro. Ma è andata così. A me comunque la squadra è piaciuta, mi è piaciuto l'equilibrio, mi piace molto di più la modalità non competitiva, nel senso sulle partite sono più realistiche, più equilibrate. Comunque avremo una sfida importante come quella contro il Tolosa, sedicesimi di finale di Coupe de France, e quindi sarà importante vincere anche per
lottare, no, per un obiettivo diretto, un dentro fuori. Sono partite che a noi servono, non facendo le coppe europee. Mentre Golovin ci dice che non gli piace essere sostituito, soprattutto quando sta giocando bene. È assolutamente convinto che avremmo potuto vincere se non si è lasciato in campo. Ovviamente non lo sapremo mai, abbiamo gettato 2 punti al vento. Allora, io, perché non c'è la risposta? Io sono l'allenatore e tu stai zitto? Cioè, non, io, sapete, sono sempre molto comprensivo. Però, ma chi cazzo sei? Cioè, tutto il bene, ma con questo tono me lo vieni a dire. Quindi, francamente, dai, o facciamo la maratonata "Ti voglio in forma", devi imparare a dosare le forze. Dai, ti voglio in forma. Secondo me aveva finito la benzina e l'ho sostituito per quello. Non è che mi sta antipatico Golovin, ragazzi. Comunque, giochiamo contro il Tolosa e portiamoci a casa la partita, che è fondamentale. Va lungo Jovetic, il tocco di Fofana è vicino per Golovin, con Jovetic che parte, Onyekuru pure, il tocco è per il 7. Eccolo Yo-Yo, va dentro Golovin, tacco a servire il russo, l'inserimento è ottimo, sempre Golovin, insiste, poi doveva passare il pallone, lo ha perso, l'ho anche recuperato, sempre Golovin in mezzo, e poi quasi autogol di Rogel, sarà angolo per il Monaco, quindi degli Jagere, chiuso ancora da Fofana, che si è ripreso quel pallone che lui stesso aveva perso e poi va verticalmente da Salemakers con la suola Alexis, poi all'indietro Golovin, zona tiro, vuole calciare, Amian respinge verso De Jagere, ma c'è Fofana, Sidibe, Golovin aspetta un inserimento, si fa vedere largo Salemakers, in mezzo non c'è nessuno, sta arrivando adesso Florentino, servito, calcia con Goicoechea che dice di no, Said, apertura in zona Rollo, sterza su Baiuturello, salta con troppa facilità, 2 volte addirittura, poi Ilei, mannone, non è finita, palo del Tolosa ad un passo dal gol dell'1-0, De Jagere disturbato da Salemakers, i 2 che hanno giocato insieme in Belgio nella passata stagione, uno al club, l'altro all'Anderlecht, sempre Salemakers che corre e vuole portare via palla all'avversario che però resiste bene. E allora Said, sterza in buca, sempre Ilei, palo interno, il secondo del Tolosa, clamoroso. Parte a destra Salemakers, il tocco è per il belga che arriva sul pallone, le finte da parte di Alexis, poi ancora l'inserimento di Golovin, passa in qualche modo, la lascia lì, Salemakers, Goicoechea con una grandissima parata. A 5 minuti dalla pausa, la corsa da parte di Henry Onyekuru con Golovin vicino, vuole cambiare passo il 7. Poi sterzare intelligentemente, trovare la sponda su Fofana che in buca, benissimo, Golovin con il cucchiaino, 1-0 del Monaco in grande stile, dopo tante occasioni ma anche qualche rischio, come i 2 pali che avete visto, avanti con Golovin, proprio lui che si era lamentato in settimana per la sostituzione contro il Bordeaux, risponde sul campo come piace a noi. De Jagere, Sidibe la tocca, Benasser in verticale, contropiede Monaco con Golovin. Folland lascia Florentino, dovrebbe partire Onyekuru. Adesso il pallone verticale per Onyekuru, che può correre verso la porta e chiudere il discorso. Onyekuru apre il piatto, fa 2-0 e spedisce probabilmente il Monaco agli ottavi di finale. Un gol per tempo, 2-0 e discorso chiuso, ma complimenti al Tolosa perché ci hanno messo in difficoltà, 2 pali nel primo tempo, qualche occasione nella ripresa, alla fine passa la squadra più forte. Golovin, sta partendo Salemakers a destra, servito adesso, punta Machado, vuole provare a saltarlo, Salemakers lo ha saltato bene, cross anche molto bene, ma Goicoechea prima di Onyekuru, quando l'arbitro fischierà presumibilmente la fine. Così passa il Monaco, vince 2-0 sul campo del Tolosa, andiamo agli ottavi meritatamente, ripeto, con qualche brivido, ma le occasioni che abbiamo avuto sono state molte di più e ci mancherebbe, quindi prima vittoria ufficiale del 2021 tra una settimana contro il Lorient, dovremo trovare anche la prima ufficiale in Ligue 1, quello è il vero obiettivo.